Un saluto e benvenuti amici di Futsal Panel. Siamo alla 25esima giornata di campionato e la Virtus Palombara ospiterà in via eccezionale al centro sportivo di Passo Corese il Futsal Guidonia. Palombara in avanti, pallone verso Rocchi. Rocchi protegge bene la sfera, poi se la spotta sul mancino, incrocia benissimo dove Poglione non può arrivare. 1-0 Palombara. Ancora padroni di casa in avanti, Rocchi verso Tavano. Tavano se la sposta sul destro e va a levare la ragnatela dall'incrocio dei pali. Diego Tavano, il capitano, 2-0 Palombara. Corner battuto corto verso Tavano, pensa a tiro, lo prova, Poglione che risposta. Pallone portato in avanti da Formica, Amazawa, attacco verso Formica, dentro poi a cercare Albano, ancora lo scambio con Formica, che azione del Palombara dentro, Amazawa, questo è il futsal ragazzi, Amazawa, 3-0 Palombara. In avanti poi recupera il pallone il Palombara che può ripartire con Formica, Formica con la punta, non eccezionale in questo frangente il portiere del futsal Guidonia Poglione, 4-0 per la Virtus Palombara. Avanti Guidonia con Capitan Ceci che rientra sul mancino, poi cerca dentro un compagno, trova però la deviazione di Perella, 4-1, accorcia le distanze il Guidonia. Avanti il Palombara, scaccia, pallone dentro verso Perella, ancora l'1-2 con scaccia che chiude benissimo davanti a Poglione, 5-1 del Palombara, che gol! Pallone gestito da Tavano, cerca dentro Rocchi, poi Tavano riconquista la palla, lo scavetto e scaccia sulla riga, ruba il gol a Capitan Tavano, Mauro scaccia, 6-1. Pallone all'indietro verso Tavano, Tavano cerca dentro Albano e c'è il 7-1 del Palombara, anche Albano a segno. Amazawa che la scarica verso Albano, Albano pensa al tiro, lo prova e con la punta un gol bellissimo di Albano, 8-1 del Palombara. Può ripartire ora il Guidonia con Colaiaco, pallone sulla sinistra verso Sforza, dentro per Coccia, Abet non perfetto, 8-2 del Futsal Guidonia che comunque onora questo match. Porta avanti Perella, Perella piede Tavano e con il sinistro una deviazione, distinto puro il capitano della Virtus Palombara, fa 9-2 Diego Tavano. Rimessa laterale in avanti del Palombara, pallone a cercare Rocchi che si gira benissimo con il mancino, incrocia come in occasione dell'1-0 del Palombara, 10-2 chiude il match Daniele Rocchi. Calcio di punizione da posizione ravvicinata, va Rocchi con il mancino, para Poglione, ma l'arbitro dice che può bastare qui, finisce la partita 10-2 per la Virtus Palombara, la 23esima vittoria in stagione per gli uomini di Fiori. Sì, sicuramente abbiamo giocato contro una squadra che non c'entra nulla con questa categoria, noi lo sapevamo, ultimamente siamo anche molto rimaneggiati per cui abbiamo fatto quello che potevamo. Una stagione fatta al di sopra delle righe, siamo tutti molto contenti, eravamo partiti comunque tra i favoriti, però poi insomma vincere non è mai facile, però a noi piace vincere, a me in particolare.